Bentornati ragazzi con Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1. Allora, in questa parte finiremo del tutto la prima area, capitolo, e inizieremo la seconda. Bene, senza perderci in chiacchiere, Wingardium Leviosa sulle clissidre e metterle sui piedistalli vuoti. Per farla quello stronzetto di Draco Malfoy. Draco Malfoy, Malfoy, come lo pronuncia il doppiaggio qui, Ron, che schifo. Beh, perché parte? Ah già, parte una scenetta, è vero, qua. Ecco, con le clissidre apriamo il portone. Invece io dal castello uscirò e la vendetta tu non l'avrai. Guardate, c'è la faccia di Draco Malfoy, quindi la barra dell'energia è tratta da, deve essere tratta da un fotogramma del film, perché è proprio identica alla faccia di Tom Felton. Vabbè, allora, eccoci qua. Praticamente la prima battaglia boss, Draco Malfoy e i suoi petardi magici. Draco Malfoy lo affronteremo svariate ma svariate volte nel corso del gioco. Va bene, ecco Tiger. Sì, vabbè, se devi farla vai al cesso però. Allora, cosa fare adesso qui nella seconda fase? I super petardi magici esplodono violentemente al terreno, al contatto col terreno non c'è modo di raccoglierli. Dovete prendere i petardi magici di Tiger e lanciarli a Malfoy. Ogni tanto i super petardi magici esplodono in cioccolane. Ecco, il primo danno del Let's Play. Aspettate! Vabbè, ora sto sbagliando tutto perché. Per danneggiare Draco dovete aspettare che si fermi a lanciargli un super petardo magico. Sì, però continua a schivarli. Allora aspettiamo, aspettiamo. Che cazzo? Ma allora? È una presa in giro o cosa? Non si ferma a raccattarlo. Allora aspettiamo ancora di più, Ecco, vai, almeno l'ho preso. Ah, ecco, questo è esploso in un'altra cioccolana. Dai, lancia sto cazzo di petardo. Ecco, vai. Credo di averci preso la mano adesso, ragazzi, No, per niente. Vabbè, tanto il rischio di morire è bassissimo. Come vedete, molte volte i super petardi magici fanno nascere una cioccolana. Ah, però anche io sto fermo così con un coglione. Vai! Ok, ultima fase del combattimento. Maghi di che cosa? Se usiamo solo petardi, stiamo facendo magari maghi della pirotecnica. Va bene. Tiger e Goy, così come nei videogiochi, così come nei film, neanche qui dicono una parola. Ah, ok. Lancia sto cazzo di petardo, però, vai. Ah, una cioccolana, vai, prendi la Harry che non stai tanto bene con la vita. Ecco, un altro petardo magico. Vai. Vai, ecco qua, Malfoy battuto. E questa è la frase che ripeterà sempre quando lo sconfiggeremo. Su, su, servetti, venite a pararmi il culo. Mi ho sparato petardi magici. Meglio che te ne vai, vai. Deficiente di un coso, un serpe verde. Anche la casata di serpe, anche quella cosa non capisco proprio. L'amore per la casata di serpe verde proprio. Va bene che ci sono Lumacorno e anche il fratello di Sirius che ha preso il vero Horcrux per distruggerlo, ma il resto sono proprio la merda della merda. Cioè la merda nel senso cose cattive delle cose cattive. Tutti i maghi cattivi sono serpe verdi, stronzi che Grindelwald, Voldemort.
Quindi un'altra cosa non capisco, sempre l'adorazione per sempre verde. È vero che in questi tempi c'è una moda smisurata dell'adorare cattivi e cose cattive. Corvo nero. Vabbè, allora c'è il primo punteggio dei. Il primo conto, conto punti del gioco. Tasso rosso e corvo nero fanno sempre schifo. Sempre verde invece dà qualche problemino, sempre. 85, wow, e noi siamo a quanto? 95 mi sembra, siamo solo in vantaggio di 10 punti, beh, potevamo esserlo di più se ce l'ho meglio con la scopa. 100, no, vai, siamo un po' più in vantaggio, ma cazzo no. Grifondoro è la casa che ha accumulato un po' di vita. Riuscirà a sentirmi a vincere il trofeo per il settimo anno consecutivo. Io sono una, c'ho solo un'eccezione alla regola, Scar. Scar del Re Leone è un cattivo che ho sempre adorato, mentre io non ho proprio particolare adorazione per gli antagonisti, anzi sempre odiati, mentre Scar è l'eccezione alla regola per me. Io Scar del Re Leone è proprio un cattivo perfetto che ho adorato sempre. Certo, però alla fine fa la fine che merita lo stronzo. Vabbè, perché stiamo parlando del Re Leone? Normalmente sono guardi a caccia. Devi recarti alla lezione di erbologia. Oh, erbologia! Ti sta aspettando dalla sera. Passa dalla mia capanna per una tazza di tè. C'è una cosa di cui ti vorrei parlare. La mia capanna si trova nei giardini. Va bene, ci abbiamo la seconda lezione del gioco. Erbologia. Ale, questa cosa, anche questa corsa al tempo è più odiosa della precedente. No, no! Che fai? Vai da solo erbologia senza farmi salvare! Ma allora sei proprio sbastardo, eh! Allora... d'accordo, siete pronti a questo punto? Via! Flipendo caricato per spostare subito tutti i blocchi... dove dovrebbero stare. Allora... vai, sposta anche questo Harry. Ecco, gelatine blu che stranamente qui fuori dal gioco appaiono su un violaceo. Ma dovrebbero essere blu. D'accordo, sono tutti sposati al massimo, no? E allora... oh no, ne ho lasciato uno! Cazzo! Dai, Harry. Ah no, là c'è la professoressa Sprite, vai che sta corsa al tempo allora era breve, ma cazzo per un soffio, se no ci levavano già i punti. Sì, smettetela di dire sempre le stesse cose. Va bene, ci insegniamo l'incantesimo. Ripetila, bacchetta, ok, impareremo così il secondo incantesimo del gioco. Vai. Com'era la sequenza per incendio? Vabbè. Ok, triangolo, cerchio, quadrato e poi ritorna indietro. Non mi pare nulla di così caldo. Quadrato, cerchio, quadrato, cerchio. E alla fine schizza a triangolo a tradimento, va bene. Poi nel secondo, in Harry Potter la Camera dei Segreti, fa anche degli inganni. Il pallino sembra magari andare sulla X e poi schizza all'ultimo secondo sul triangolo. Guardate una roba. D'accordo. Andiamo ad utilizzare il nostro secondo incantesimo imparato. Incendio. Qui ci sono delle cioccorane per curarci nel caso... non ce la faremo, ci farà perdere energia. Va bene, ecco, brilla di verde, vuol dire che è vulnerabile a incendio. Andiamo. Vai, ecco fatto. Ma smetti di muoverti da solo, non mi fai neanche salvare il giochino. Ah, ecco, perfetto, siamo tornati qui. Va bene, ragazzi. Queste farfalle stranamente... ridono sempre. Ora però non ridono. Comunque hanno sempre una risata fanciullesca. Tipo, davvero ragazzi, ve lo giuro. Chi ha il gioco come me lo sa bene. D'accordo, 10 minuti. Direi che questa parte è stata molto intensa. Ma se non altro
Abbiamo iniziato la seconda area e abbiamo già la metà degli incantesimi imparata. Ciao ciao!